Ciao cari vapers, sono sempre io, Leandro, di Amici del Fumo. Leandro, Giovanni, e Davide, Salve, cari vapers. Allora ovviamente, siamo sempre noi. Siamo sempre noi. sta di là a fare la resistenza per lui. Questo non è una recensione, siamo appena tornati dalle vacanze, siamo Ma tutti, stiamo facendo un po' di sistemazione. stiamo ancora sistemando. Siamo noi, io e Giovanni, Loro stanno sistemando, io invece Di sto. tempo, cioè. Ok, e vabbè, io vi volevo mandare uno spezzone sulla classifica dei migliori rigenerabili riguardo Atom Contank, però. Da chi è esperto è stato fatto? È stato fatto da Amici del Fumo, quindi noi ci siamo messi tutti e tre a tavolino e abbiamo deciso qual è il migliore, una classifica di 5 atomizzatori che sono rimasti un po' impressi nelle menti dei vapers, quindi dalla scorsa estate fino a questa qui, che quindi è un anno fantastico. Sì, spettacolare. E ok, vi lascio questa speciale Questa mia classifica. qui. Ok. Al quinto posto troviamo l'immancabile Griffin della Geek Vape 6.2 ml di capienza, il deck da 17 mm, regolazione del flusso d'aria con scorrimento a click. Buona la resa aromatica. Al quarto posto c'è il Moradin, famoso per la sua resa aromatica per via del suo deck in ceramica. L'unica pecca è per l'inserimento liquido. Si deve infatti spingere in sopra il ring per ricaricarlo, per non far andare il liquido nella camera. Sul podio ci sale Tornado Hero per la sua cremosità e la semplicità per realizzare le resistenze. Buona la resa aromatica. Al secondo posto il Killin della VendiVape, un po' più complicato degli altri per la rigenerazione, ma la resa aromatica è stupefacente. Al primo posto il Combo per la sua versatilità. Si possono scegliere infatti svariati deck per poterlo rigenerare o si può scegliere il dripper in ceramica. Ottimo come resa aromatica, quasi un dripper.